Oggi siamo qui in Campidoglio per un evento che di politico ha ben poco, si tratta di un evento di cronaca che purtroppo si innesta invece, sì, in questo senso, sulla vita politica di questa città. Niente di nuovo, quello che abbiamo sempre saputo, anche il municipio undicesimo dove io rappresento il Movimento 5 Stelle è stato sempre travolto da circostanze di questo genere che ne hanno compromesso la qualità della vita dei cittadini, la qualità del territorio. Abbiamo visto che in questa inchiesta sono coinvolte persone che si sono occupate anche di assistenza sociale, in riferimento alle cooperative, in riferimento alla gestione della questione degli immigrati. Ecco, nel nostro municipio stiamo ancora portando avanti una battaglia di civiltà e di solidarietà e di umanità affinché certi scandali terminino. In particolare noi abbiamo un problema collegato al campo di Via Candoni, il campo Rom di Via Candoni, che non mi stupirei di scoprire nei prossimi giorni che è stato anche questo tirato dentro questa storia affinché qualcuno ne traesse un guadagno illecito, un profitto illecito, dei vantaggi personali. Ora, considerando anche quali sono le condizioni di quel posto e quali sono in generale le condizioni del nostro territorio, dove abbiamo discariche, dove abbiamo un inceneritore farmaceutico che fa dei disastri incalcolabili, o perlomeno così sembrerebbe, il nostro pensiero, ecco, va a tutte quelle persone che stanno soffrendo, che vedono la loro qualità della vita compromessa, mentre invece altrove persone che non sanno probabilmente neanche cosa sia il lavoro onesto dissipano le risorse di Roma Capitale e non solo per i loro interessi privati, e vediamo che sono anche persone colluse non solo con la criminalità generica ma con un sistema estremamente pericoloso per tutti e che insomma non sarà probabilmente anche scevro da fenomeni di violenza.